Salve, sono il dottor Claudio Farnararo. Mi occupo ormai da 15 anni di microendodonzia clinica e chirurgica e anche di formazione in Italia e all'estero. E fino a poco tempo fa, quando lavoravo su casi complessi riferiti da colleghi, e si tratta del 90% della mia attività clinica, molto spesso il collega portava il paziente in studio e lo accompagnava. Oggi, grazie alle nuove tecnologie e al sistema di streaming di Falco Connect, questo non è più necessario, perché il collega che manda il paziente può seguire direttamente in studio tutte le fasi operative del paziente che mi ha riferito, ed è possibile anche interagire con lui. Quindi questo è un nuovo passo avanti grazie alle nuove tecnologie e al sistema Falco Connect e della sua streaming station. Quindi fino a un anno fa avevo solo il microscopio collegato al televisore e ora invece c'è una vera e propria station con la quale posso interagire con i colleghi e fare telementoring e cooperazione telemedica. Naturalmente questo è possibile farlo non solo in campo endodontico, in quanto io ho collegato questa station al microscopio, ma è anche possibile attaccarci delle altre fonti, per esempio la telecamera occhio del sistema FalConnect della Tecnomed, oppure con la ESACAM a stativo. Fanno parte e completano la suite di tutto questo sistema anche il sistema del caschetto Falco. Collegandosi con il sistema del caschetto e interfacciandolo con il software Archimed, è possibile addirittura dettare le condizioni cliniche del paziente e il software automaticamente scrive nella cartella, così come riesce a memorizzare immediatamente tutte le informazioni videocliniche del paziente stesso in un'unica suite. Quindi questo sistema è veramente completo sia per chi vuole fare education, sia chi lavora con pazienti riferiti, o anche per il collega generico che vuole un sistema all'avanguardia per archiviare le video informazioni direttamente nella cartella clinica del paziente, semplicemente con un click, o addirittura c'è la possibilità con un head tracking di riuscire a muovere il computer e il mouse direttamente con il caschetto indossato, come vedrete in qualche video demo prossimamente. Quindi detto questo sistema è veramente molto semplice, ergonomico da installare in studio e non appesantisce assolutamente né l'area operativa né diciamo dà difficoltà durante il lavoro. Vediamo l'utilizzo del sistema Falco, come ci può aiutare per la registrazione di procedure e fare anche telestreaming e telecooperation. In questo caso facciamo una visita ad un paziente, abbiamo fatto la radiografia, ha un dolore pulpitico su questo elemento che io ho già provveduto ad isolare, ho scongiurato la presenza di una frattura verticale sondando a 360 gradi intorno alla corona e ora ci apprestiamo a fare diciamo la terapia canalare. Come vedete qui ho diverse angolazioni, ho una sorgente video collegata al microscopio ma che potrebbe essere collegata ad un'altra tipologia di sorgenti e questo rende molto più facile sia la registrazione dell'intervento che la possibilità di fare streaming, e questo sistema io lo utilizzo molto spesso per fare degli interventi in diretta a colleghi sia in Italia che in altri paesi, in cui illustro le procedure cliniche, in particolar modo endodonzia clinica e chirurgica, da remoto, e quindi ho la possibilità di far vedere le più recenti tecniche e tecnologie in diretta comunicando con i colleghi da qualunque parte del mondo e interagendo direttamente con loro, facendogli vedere magari delle radiografie, delle TAC direttamente da remoto. E qui si può utilizzare più svariati software, io in questo momento preferisco utilizzare Zoom, ma ci sono un sacco di software che oggi consentono questo. Il paziente deve trattare un secondo molare superiore. È venuto perché aveva dolore, è stata effettuata l'apertura della cavità e oggi quindi verranno sagomati i canali e otturato il dente. Probabilmente qua dentro, qua sotto, c'è l'MB2. Ora andrò a togliere una lingua di dentina, aspira, che di solito lo copre.
di solito mi piace comunque andare a cercarlo alla fine della sagomatura degli altri tre per vari motivi, perché c'è più spazio per gli irriganti, l'ipoclorito ha già agito a lungo durante la sagomatura e quindi le probabilità di trovarlo sono maggiori. Ok, rilevatore. Quello che mi piace molto di questa stazione è il fatto che ho due visuali, una esterna, come vedete, in cui posso far vedere tutto il mio setup lavorativo e quindi non necessariamente solo il dettaglio del dente dove sto lavorando, ma la cosa più interessante è che con un semplice telecomando e veramente con un click posso switchare da una vista periferica a il dettaglio, come vedete, e il pip che voi vedete in sovraimpressione lo posso anche ingrandire se ho necessità di farlo, e lo posso spostare intorno allo schermo se voglio. Oltre a un'altra serie di aggiustamenti video in cui il pip, per esempio, lo posso far sparire in alcune situazioni in cui non ne ho bisogno. Posso dividere lo schermo o metterlo fianco a fianco, c'è una vasta scelta a seconda delle vostre esigenze cliniche o a seconda di quelle che siano le vostre preferenze. In questo caso vediamo solo il dente e la voce mia è fuori campo, altrimenti possiamo vedere invece tutto il setup operativo e possiamo interagire direttamente con il relatore, come in questo caso. Misurato il canale palatino e sembra sia 19. Da letteratura è sicuramente più grande il file, più ho una misura affidabile con il rilevatore elettronico. Probabilmente non è dimostrato, ma potrebbe essere il maggiore contatto che il file ha nelle pareti. Quindi c'è la possibilità di, come vedete per esempio, di zoomare e tramite software da remoto il collega o io sono in grado di disegnare sul computer delle indicazioni con per esempio una penna rossa e indicare esattamente il punto, per esempio, dove agire o tagliare. E in endodonzia una cosa che mi piace fare con gli studenti è, per esempio, indicare l'esatto punto in cui devono andare ad aprire il dente, proprio disegnando tramite il software e delimitando la cavità di accesso che è necessaria, e loro semplicemente devono andare sopra il dente con la fresa, e quindi risulta essere didatticamente molto 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 utile per gli studenti. Ok, quindi qui vediamo questo sesto che ha una grossa ricostruzione in amalgama e probabilmente dopo tanti anni ha causato questo dolore, ma diciamo il paziente ha anche una storia di trauma, ha avuto altri episodi di dolore e quindi è arrivato il momento di fare proprio la terapia canalare.